Buonasera a tutti. Eccoci al secondo appuntamento con questa rubrica, chiamiamola così, di lettere da non spedire mai o di cartoline. Non so ancora bene come la chiamerò, dipende se avrà successo, si porrà il problema, se no lo lascio cadere così per adesso. Vado subito perché cerco di essere, di vincere la mia tendenza ad essere un po' prolisso e cercando di essere invece più sintetico possibile. Parto subito con la cartolina. Cari amici complottari, voi siete sicuramente come gruppo, un gruppo che è arrivato alla ribalta della cronaca, soprattutto grazie a internet negli ultimi anni e che la fa da padrona in moltissimi ambiti, anche laddove benché siate più famosi, probabilmente su internet, però venite ripresi anche nel mainstream delle televisioni normali, nei bar, nelle discussioni delle persone, eccetera. Quindi diciamo che avete guadagnato un posto in prima fila nella società moderna. Ed è per questo che, volenti o nolenti, nel bene e nel male, siete un elemento importante che è causativo all'interno della società. Vorrei affrontare un paio di questioni con i complottari in genere, al di là di qualunque, senza andare nel complottismo di un singolo evento, cioè lo sbarco della Luna che non sarebbe mai avvenuto, il coronavirus che sarebbe stato creato in laboratorio, eccetera. Non è una questione di particolarismo, voglio parlare in generale, perché se no, se dovessi andare a confutare ogni singolo complotto, evidentemente sono talmente tanti che non sarebbe possibile. E su questa questione vi segnalo un articolo che è molto carino, che è La teoria della montagna di merda, e che spiega però bene perché non è possibile fondamentalmente confutare tutti i i complottari sono talmente tanti, mentre le persone che sono preparate sugli argomenti sono talmente pochi, che è una sfida impari. È come voler vincere, se ce la giochiamo sulla massa, i complottari vincono. Perché è normale che le persone che sono ignoranti di alcune cose sono molto di più di quelli che hanno una grande conoscenza di quella cosa lì. Quindi, oggettivamente, gli specializzati non so, della cura di certe malattie cardiache sono pochi rispetto al resto dell'umanità che può avere un'opinione su questo argomento, ma che è inevitabilmente un'opinione con meno cognizioni. Questo non vuol dire non aversi, crearsi un'opinione, però bisogna riconoscere che c'è una differenza di valore nell'opinione delle persone, perché un conto è il Nobel in un argomento, un conto sono persone molto più normali che quindi sono molte di più, però non hanno quell'esperienza e quella conoscenza di quell'argomento. Il problema principale non è tanto confutare comunque il complotto. Quello che voglio dire è, e comunque non è obbligo degli altri confutare il complotto, ma quello che io vorrei spronarvi a fare è che prima di tutto, proprio voi che siete complottisti, dovreste ingegnarvi per confutare il vostro complotto. Cioè, se voi credete qualunque tipo di idea complottistica, che viene considerata come complottistica, voi per primi, nel vostro interesse, dovreste esercitare quello stesso dubbio che in teoria dovrebbe portarvi a dubitare delle teorie mainstream, che ben venga a dubitare, chiamando il buon Russell Bertrand, che diceva che è sempre bene mettere un punto di domanda su tutte quelle cose che noi abbiamo tenuto per tanto tempo come certezze. Ovviamente questo non si può fare continuamente, perché l'essere umano per sopravvivere psicologicamente ha bisogno di avere dei punti fermi o abbastanza fermi, se no non andrebbe avanti. Però mantenere un minimo di mente aperta è un esercizio importantissimo che permette poi di sviluppare l'evoluzione scientifica, perché la scienza questo, cioè la capacità di mettere in critica le convinzioni e soprattutto mettere sempre e continuamente al vaglio di analisi, perché si può dimostrare un milione di volte che un esperimento è corretto, basta una sola volta che quell'esperimento non funziona, che la teoria intorno a quell'esperimento deve essere rivista, basta una volta. Però, attenzione, questa è la prima verità importante del pensiero scientifico, però la confutazione deve essere fatta secondo certi criteri. Perché se no non rischiamo di buttare con l'acqua sporca anche il bambino. Ed è questa la grandezza, la forza, la gigantesca importanza anche etica del pensiero scientifico. Perché gli esseri umani hanno sempre avuto la tendenza psicologica di credere ciò che gli serviva, ciò che gli era comodo. Perché è più comodo, è più bello, è psicologicamente meno stressante credere qualcosa perché ci fa piacere e quindi essere portati verso quella cosa lì. Tant'è che secondo me una delle basi dell'etica dovrebbe essere che nel momento in cui noi abbiamo due teorie uguali a livello di valore di quello che
ne sappiamo di potenzialità vera, di verità intorno a quelle teorie, ma una ci rimane più comoda, l'altra ci sembra più antipatica, dovremmo essere molto molto attenti a tendere verso quello che ci piace. Dovremmo tendere per sforzo etico, quindi andare contro a questo difetto umano di farci piacere le cose, di andare verso le cose che ci piacciono. Dovremmo prediligere quella che ci piace di meno. Per un discorso etico, ma questo è solo un pensiero etico mio, che secondo me potrebbe essere una base dell'etica, e su questo secondo me la scienza si basa, nel senso che la scienza, a differenza, è proprio contro questa tendenza umana, tende a bloccare e a voler sempre controllare tutto. Anche gli scienziati, anche i ricercatori hanno la tendenza di prediligere cose preferenziali che gli piacciono di più. E certo c'è anche qualcuno che magari trucca i dati, tendenzialmente, ma lo scopo della scienza è quello di controllare le cose, di sottoporle a un vaglio oggettivo tramite il confronto paritario, tramite dei controlli che sono oggettivi. E questo per qualcuno, io so bene che questi, qualcuno potrebbe dire, beh, vabbè, allora alla fine sono uguali, anche loro hanno i difetti umani. Certo, gli scienziati sono esseri umani, ma dov'è la differenza? È come partire in questo senso, criticare la scienza in questo modo, è come criticare quei paesi in cui c'è della criminalità che viene tenuta sotto controllo dalla polizia. E si dice, ma sarebbe meglio se non ci fosse la criminalità. Certo, c'è una polizia che cerca almeno di controllarla, e questo crea una situazione migliore. La scienza fa questo, cerca di limitare la tendenza umana a scegliere delle soluzioni di comodo, delle soluzioni infantili, puerili, superficiali, tutti i difetti che vogliamo metterci. Ma la scienza ci mette tendenzialmente la prova del 9, che è vagliare, e non una volta, ma tantissime volte, all'infinito. Allora, in attesa di arrivare a questo infinito, però noi possiamo scoprire che alcune teorie sono più valevoli perché rispondono di più, rispondono meglio alla test della verità rispetto ad altre. Ed è questa la grandezza, comunque, come dicevo, della scienza rispetto all'opinione comune, che tendenzialmente, umanamente, cerca di farci scivolare noi, me, voi, gli scienziati e i complottari, tutti tendiamo verso questa cosa qui. La differenza viene fatta da una conoscenza degli argomenti e l'umiltà di mettersi di vagliarli. Detto questo, che secondo me è importante, quindi in questo io invito chi è complottaro non a non avere dei dubbi su quello che gli viene detto dal mainstream, però avere l'umiltà di informarsi prima di parlare di qualcosa, di vagliare le proprie teorie e poi mettersi per carità in gioco. E però qui scatta un meccanismo di limite che c'è nelle teorie complottistiche, perché molte volte le teorie complottistiche hanno un grosso difetto che non sono confutabili scientificamente, cioè non sono probabili falsificabili, e questo è un limite enorme, perché se una cosa non è falsificabile, cioè io non, per teoria non posso provare la falsificabilità di una cosa, e a quel punto lì non posso decidere se è vera o falsa. Fermo restando il fatto che poi prima di capire se una cosa è vera o falsa, a parte il metodo scientifico, una persona dovrebbe avere un minimo di conoscenza di che cosa si intende con il concetto di verità, perché non è così scontato. Cosa vuol dire verità? È un concetto che magari, su cui magari tornerò proprio per un discorso di brevità, però anche quello, se uno vuole andare verso lo studio di qualunque argomento, deve prima sapere che cos'è il concetto di verità, conoscere quell'argomento e poi affrontarlo in maniera umile, eccetera. Adesso, non avendo tempo, vado solo a toccare quelli che sono, secondo me, i punti deboli delle teorie di complotto. E cioè, queste teorie di complotto, di solito, e questo ci permette un attimino a per risparmiare tempo per la teoria della montagna di merda che dicevo prima, perché non possiamo ascoltare tutti, perché le ore sono 24, se noi dovessimo ascoltare tutte le teorie complottistiche, che potrebbero essere anche uno stimolo a crescere, però anche come dire, nelle teorie complottistiche bisogna anche saper scegliere quelle che sono plausibili, perché se uno mi viene a dire che la Luna è fatta di formaggio, è una teoria complottistica che va contro il mainstream, però credo che siamo tutti d'accordo che è una perdita di tempo, tendenzialmente, perché ci sono tanti dati in contrario a questo. Quindi diciamo che c'è un filtro che ci permette almeno di sfoltire un po' le teorie complottistiche che valgono di meno il nostro tempo, perché penso che come tutti abbiamo un tempo, diamo valore al nostro tempo, e quindi tendiamo a investirlo in cose che ci fanno crescere e non che ci fanno perdere tempo. E purtroppo ci sono teorie, persone e altre situazioni che ci fanno perdere tempo, quindi io lo dico nell'interesse di chiunque. Cercate di vagliare queste cose. Questo vaglio può essere fatto, questo controllo può essere fatto considerando alcune piccole cose, ad esempio, che gli elementi, le teorie del complotto più smaccatamente fallaci, difettose, hanno di essere contraddittorie tra loro stesse, cioè dicono una cosa e al tempo stesso, nella stessa teoria, dicono il contrario, qualcosa di contraddittorio. Questo assolutamente non ha senso in una teoria scientifica.
un'altra cosa è l'estrema diffidenza verso la cultura ufficiale. Questo non vuol dire che non ci possano essere complotti da parte dello Stato, di grandi multinazionali, di grandi gruppi economici, eccetera. Questo può essere, però questa diffidenza a priori, per cui la Russia deve essere un paese, faccio un esempio, dico un paese a caso, l'Albania, quello che vogliamo, l'Italia, deve essere un paese che deve nascondere la verità assolutamente. Certo è possibile, però sempre e soltanto va contro anche un'economia di gestione di uno Stato. Uno Stato non può passare il tempo a inventarsi delle balle, perché non avrebbe senso. Anche il discorso simile a questo del sospetto nei confronti del mondo, per cui il mondo è cattivo, malevolo, eccetera, è possibile che ci siano degli elementi di negatività, ma non soltanto. Il vittimismo, cioè, e questo appaga molto l'ego, e questo ci dovrebbe riportare al discorso, noi crediamo quello che ci fa comodo. Il complottista a volte si sente vittima di un mondo cattivo che lo danneggia, e nel complottismo trova però una giustificazione, un abbellimento del suo vittimismo. Sì, io sono vittima perché loro sono cattivi, per questo, questo e quest'altro motivo. Può essere ancora una volta questo vero, ma attenzione, perché è un meccanismo, per quello che dicevo prima, che sembra appagare molto un bisogno psicologico, personale, invece di un bisogno che dovrebbe essere quello di chi fa la ricerca, che è la ricerca della verità, al di là di quelle che sono le nostre esigenze. Ovviamente, un'altra cosa che è più palese è quella di scegliere le fonti, scegliere le cose, per cui io vado a cercare, se sono complottista in alcune cose, solo quelle cose reali che ci sono, ma che vanno a supportare la mia tesi complottistica, scartandone altre. E questo non è corretto, cioè uno, se vuole cercare la verità, di nuovo deve prendere tutti i dati oggettivi, ovviamente, sempre con un filtro, ma tutti, non solo quelli che dicono che non è possibile, non so, che siamo andati sulla Luna perché le fasce di Van Allen sono mortali per chiunque, un esempio, cosa che non è. Le coincidenze, la visione delle coincidenze in maniera manipolatoria. Tutto il giorno, continuamente, in ogni momento capitano cose che sembrano collegate, ma non necessariamente lo sono. Tipo, no, per dire, vedere che alcuni, non so, mi viene in mente l'evento del 12 dicembre 2012, qualcosa del genere. Ma si ripete molto spesso questa cosa di vedere delle coincidenze laddove non ci sono in realtà. Un esempio banale, ma secondo me è importante quello che ci sono quelle persone che pensano che prevedono quando uno li chiamerà al telefono, no? Dicono, ah, pensavo a te e mi hai chiamato. Questo è un esempio di coincidenza, che è una coincidenza, stai pensando una cosa, accidentalmente ti hanno chiamato. È successo più volte, d'accordo, però anche qui c'è un meccanismo di bias cognitivo, come si dice, cioè noi pensiamo tutto il giorno a tantissime cose e poi non ci pensiamo più, non ce lo ricordiamo neppure. Ma se quando pensiamo una di tantissime cose di cui pensiamo, succede qualcosa che è correlato a quel pensiero lì, ce lo ricordiamo, ci viene fissato in memoria. Allora, attenzione, non è che noi vediamo il futuro, è che ci pensiamo prima a una cosa, se quella cosa avviene, ci viene fissata nella memoria. E questa è la cosa anche più logica che succede, no? Perché, e con questo concludo il discorso della previsione del futuro, perché vedo, mi accorgo che tendo ad essere troppo prolisso. Se io veramente prevedessi il futuro, prevedo chi mi chiamerà, prevedo dire prima, ok? Ed è lì la difficoltà, cioè dire adesso mi chiamerà Tizio, domani all'otto esce questo numero, lo devo dire prima, lo devo dimostrare e lo devo condividere con altri. Quella è il prova del 9. E fino adesso tutti questi tentativi di capire se era possibile fare queste cose hanno dato come risultati dei risultati fallimentari, cioè non esiste questa cosa qui. E quindi la spiegazione che noi però percepiamo, alcuni di noi cadono nell'errore percettivo di avere questa percezione qui, è data da questa. Altre cose, il fatto di tenersi molto vaghi, i complottisti sono sempre molto vaghi, ma è successo questo più o meno, non sono precisi. Siamo sempre sul discorso della non falsificabilità. Se io dico che domani piove, o addirittura dico che ieri ha piovuto anche, che è una cosa, è una dichiarazione forte, precisa, chiara, io dico che ieri ha piovuto alle 13. È una dichiarazione che io posso controllare, altri possono controllare, posso controllare in vari modi. E quindi è una dichiarazione che è facilmente controllabile. Se io dico finirà il mondo più o meno tra alcuni anni, le teorie, le previsioni di Nostradamus, che sono talmente vaghe, talmente fumose, che ci puoi mettere dentro tutto, perché io dico, succederà qualcosa di brutto tra alcuni anni ad alcune persone. Più sei vago, più ci prendi, si dice, no? Però capiamo bene che questo è un bisogno di pensare, di vedere il futuro in questa maniera, appaga il bisogno di pensare e vedere il futuro, ma in realtà non è una previsione di nulla. È un discorso di aria fritta, fondamentalmente. E potrei continuare, ma diciamo che queste secondo me sono le principali,
cose da controllare quando ci arriva una teoria, vedere se ottempera queste cose qui e se ha queste caratteristiche qui, beh, potrebbe essere una perdita di tempo, anzi, probabilmente lo è, laddove invece ci sono previsioni molto più precise, molto più studiate anche da fonti, perché per carità, non è che una laurea e anche il Nobel può creare un personaggio che capisce tutto, però è un discriminante. È ovvio che se noi, ribadisco una cosa, un concetto che dico spesso, noi preferiamo chiamare a ripararci casa un idraulico che fa l'idraulico, non uno che non l'ha mai fatto. Questo vale per qualunque campo. Per carità, sbaglia anche il professionista, però è più preparato e probabilmente è meno predisposto a sbagliare. Quindi, mettendo insieme queste cose, prendere una fonte attendibile, ad esempio sul discorso degli eventi, delle notizie, prediligere più di uno poi, ovviamente, ma una fonte attendibile come una testata, che è meno tentata di raccontare delle cavolate, laddove un semplice sito che ha come principale scopo quello di fare visite, sarà tentato di fare molto sensazionalismo, raccontare anche delle frottole, pur di avere molto, molto traffico. Quindi ha un conflitto anche con la verità, magari non gli interessa. Questo non vuol dire che non ci possa essere un sito che cerchi la verità e la condivida, però c'è questo rischio e va considerato. Tutte queste cose insieme dovrebbero appunto portarci a essere più sospettosi per evitare di perdere tempo, non per altro, fermo restando che migliori si possono trovare, avendo comunque l'umiltà di vagliare le fonti, vagliare le notizie, confrontarle e non pensare soprattutto che in una notte d'inverno, perché non stavamo dormendo, siamo andati su internet una mezz'oretta, abbiamo scoperto una cosa che non sa nessuno e ora la sappiamo solo noi e gli altri non ci ascoltano perché ce l'hanno con noi o perché i potenti della finanza non vogliono che si scopra. Questo è altamente, altamente improbabile ed è molto più probabile che sia invece un modo di autoconvincersi, no? Di essere qualcosa di speciale quando però in realtà non lo si è. Quindi il mio invito è cercare prima di tutto a voi complottare di confutare voi il vostro complotto preferito, quello in cui credete. Provate a trovare tutti i limiti del pensiero, provate anche a fare un esercizio di pensiero critico e cominciate a vedere perché io credo questa cosa qui, questa cosa qui, quali difetti ha, quali limiti ha, eccetera. Cioè, sviluppate un pensiero critico nei confronti delle vostre idee complottistiche, anche perché poi vi serviranno domani per difendervi anche da altre idee complottistiche che magari vi verranno proposte e come vi dico, il primo rischio è quello di farvi perdere tempo. Altri rischi sono anche più gravi, perché se io metto in giro delle idee complottistiche su medicine, su salute, su alimentazioni, posso fare dei grossi danni, grossi. Paradossalmente, tanto più il pensiero complottistico è plausibile, è credibile, quindi non è così campato in aria, e tanto più può essere pericoloso, perché è più credibile da molta gente, ma se poi conduce fondamentalmente, penso a quello che dicevamo prima, cioè allontanarsi dalla verità, che è il primo scopo di chi ricerca, ma anche andare verso la verità, non è una cosa inutile, è una cosa che serve a sopravvivere meglio. I nostri antenati, ma anche noi, nel momento in cui sappiamo meglio, abbiamo una migliore visione della realtà, e quindi abbiamo una visione, un migliore modello di verità del mondo, possiamo vivere meglio. I nostri antenati potevano cacciare meglio se sapevano più verità su come si comportava il bisonte o altri animali, o sapevano come coltivare le piante. Se avevano una teoria di verità nei confronti della coltivazione, della caccia e altre cose, vivevano meglio. Quindi la verità è un esercizio difficile, ma che porta a una migliore qualità della vita. E anche più banalmente, se io devo andare da Roma a Milano, se non conosco la verità della strada, cioè che non ho un buon modello di verità della strada che devo fare, finirò in un altro posto, perderò tempo, perderò benzina, magari sarò anche licenziato se lo faccio per lavoro. Quindi la verità è un concetto eticamente importante e positivo che va perseguito per questi motivi. Il mio consiglio verso i complottisti allora è appunto quello di esercitare il pensiero critico, che tutti dovremmo fare ovviamente, quindi anch'io mi metto in discussione in questo momento, mi rendo conto di essere come sempre stato più lungo, quindi due cose, la prossima volta farò dei video, prometto, di 5 minuti, secondariamente se avrò dei seguiti continuerò, altrimenti per un discorso di verità dirò non è interessante. Vi invito appunto, e mi invito anche, ci invito tutti a fare un esercizio di maggiore umiltà e di pensiero critico alla ricerca tutti quanti insieme di una verità migliore per avere un mondo e una vita con una qualità migliore per tutti, che credo che sia quello che la maggioranza della gente.
Grazie per avermi seguito in questo video che è come sempre troppo lungo e alla prossima se avrete piacere di rivedermi. Buona serata.